Ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento veramente molto interessante. Normalmente mi chiedono, miro, vado in ancoraggio e la punta me la ritrovo bassa, vado in ancoraggio e la punta me la ritrovo alta, vado in ancoraggio e la punta me la ritrovo tutta da un'altra parte e devo andare a cercare il centro del giallo. E questo è ricorrente, molto ricorrente negli archi nudi ed è estremamente negativo. Estremamente negativo. Ma perché estremamente negativo? Perché guardate la punta della freccia. La punta della freccia non va guardata. Abbiamo visto la gestione della mira come deve avvenire. La punta della freccia non va guardata. Dobbiamo guardare e concentrarci, avere l'attenzione solo sul centro del bersaglio. La punta della freccia la dobbiamo percepire, non la dobbiamo guardare, la dobbiamo percepire. La punta della freccia la dobbiamo percepire, dobbiamo sentirla sfocata, vederla ma non guardarla, Perché questo? È proprio perché se noi controlliamo dov'è la punta della freccia, perdiamo tutte le sensazioni, le catene cinetiche, tutto quello che abbiamo fatto per ottenere un buon equilibrio dinamico andrà perso. E quindi la nostra performance se ne andrà a farci benedire. E non solo, sarà l'anticamera assoluta del target panico. Se non moriamo oggi, moriremo domani. Quindi se volete continuare a essere degli archi nudi di successo, non dovete guardare la punta della freccia, la dovete solo vedere sfocata in visione periferica con l'attenzione solo sul centro del bersaglio. Ma cosa succede? Succederà che la punta della freccia si posizionerà automaticamente, accadrà questa mira, si posizionerà automaticamente nella nostra comfort zone, nella zona di conforto dove la punta della freccia andrà a posizionarsi tutte le volte. Ma come dobbiamo allenarci ad ottenere questo? Come possiamo ottenere questo, questa cosa che effettivamente farà aumentare notevolmente le vostre performance? Beh, intanto dobbiamo pensare a questo atteggiamento come una danza. Come quando balliamo il valzer, se siamo capaci, non guardiamo i piedi, ma danziamo seguendo il nostro ritmo, noi dobbiamo avere un ritmo tale, una danza tale nella nostra mente che facendo la trazione e l'ancoraggio, come una danza, la punta della freccia tutte le volte avrà il suo andamento e andrà a posizionarsi nella comfort zone, nella zona dove la gestione della mira avverrà con più tranquillità. Come avviene? Guardiamolo. String dei 18 metri, estensione della spalla. Vedete, io parto con la freccia all'altezza degli occhi, in questo modo qua, poi la freccia avrà un andamento, questo, sempre sul centro del bersaglio, trasferimento, mantenimento, rilascio, sempre con gli occhi sul centro del bersaglio. Rivediamolo. String dei 18 metri, pretrazione lunga. Vedete come sono passato sotto come gli olimpici? Rilascio. Mira, rilascio. Lo vediamo ancora una volta, questa volta lo rivediamo al rallentatore. Così vedete come questa danza farà in modo che la punta si posizionerà sempre nello stesso punto. E ci si deve allenare a farlo. E certo, non è facile, non è niente facile. E tutto è estremamente difficile, estremamente complicato, estremamente complesso, ma la vita è così. Lo sport poi, per ottenere dei buoni risultati, bisogna impegnarsi fortemente, volerlo fortemente e si ottiene. Vediamo il rallentatore.
Ok? Spero di essere stato chiaro, allenatevi. Beh, un primo allenamento possibile sarà quello di partire in modo tale che la punta della freccia sia in un determinato punto ben preciso, in modo tale che una volta raggiunto l'ancoraggio e facendo questa danza si posiziona al centro. Ripetiamolo parecchie volte finché non lo interiorizziamo. E naturalmente la nostra tecnica deve essere sempre quella di ottenere un buon equilibrio dinamico, un buon allineamento, i contatti, tutto naturalmente come dicono i fondamentali. Però questo passo di danza è essenziale, se no alla fine cosa faremo? Mettiamo la punta nel centro e teniamo la punta nel centro, teniamo la punta nel centro e poi arriviamo all'ancoraggio. Anticamera del target panic, assolutamente da evitare. Ok? Dai, provate, sperimentate, che è sempre la cosa migliore. Ok? Ciao a tutti.